Siano lodati Gesù e Maria. Ma quest'ultima omelia, fratelli e sorelle carissimi, di questa splendida seconda domenica dopo Natale vuole essere, ecco, come un coronamento e un completamento delle due precedenti, perché gli orizzonti che aprono le letture di questa domenica sono davvero immensi. Abbiamo cercato nelle precedenti di contemplarne due su tre. Vediamo se riusciamo in quest'ultima a metterci il terzo tassello, anche se, come dicevo ieri, se ne potrebbero fare almeno altrettante di omelie, forse anche il doppio di altrettante, per tirare fuori tutta la ricchezza di queste letture che obbligano a fare una scelta precisa. Quindi parliamo di alcune cose e le altre quando Dio vorrà. Allora, il prologo del Vangelo di San Giovanni ci riporta all'eternità, il Verbo che era Dio nel seno del Padre. E San Paolo nella seconda lettura ci dice, avete i foglietti davanti, che in Lui, cioè in quello che sarebbe diventato Cristo, attenzione, perché prima della creazione del mondo il Verbo non era ancora diventato uomo, l'uomo ci è diventato 2000 anni fa, ma San Paolo dice che in Cristo noi siamo stati scelti. Capite che per essere scelti vuol dire che il Signore ci aveva già presenti davanti ai suoi occhi. Per quale motivo? Per essere in Cristo, con Cristo e per Cristo, come diciamo al termine della preghiera eucaristica, santi, cioè bellissimi, immacolati, cioè senza peccato e pieni di amore, santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. E ieri dicevo, attenzione, ricordati che tu, prima che il mondo fosse creato, sei già stato pensato, voluto da Dio a somiglianza di come sarebbe stato Gesù sulla terra. Piccola domanda, domanda retorica. Noi gli assomigliamo un po' a Gesù oppure un pochino? Siamo dei mezzi sgorbi e delle brutte copie. Ecco, adesso poi, secondo me è la seconda, almeno per quanto mi riguarda. Chi è che è la copia perfetta di Gesù, che gli assomiglia più di tutti? Lo sapete chi è? È la patrona di questa parrocchia, è Santa Maria Assunta in Cielo, di cui allegoricamente si parla nella prima lettura, come dicono alcuni interpreti. La prima lettura del libro del Siracide, che parla di questa misteriosa sapienza creata, no? Non la sapienza increata, che quello è il Verbo eterno del Padre, ma questa sapienza creata, dice, ma chi è questa sapienza creata che addirittura accompagnava l'Altissimo durante la creazione dell'universo? Il creatore dell'universo mi diede un ordine e mi disse, fissa la tenda in Giacobbe, prendi in eredità in Israele, fin dal principio egli mi ha creato, attenzione, e per tutta l'eternità non verrò mai meno. Questa lettura si legge in alcune delle messe in onore della Madonna, perché il Verbo è la sapienza increata, ma Maria è la sapienza creata. Dicevo nell'omelia precedente, anche a voi vi faccio questa domanda, no? Prima che esistesse il creato, sapete che anche gli scienziati sono d'accordo, pure quelli che credono al Big Bang, che l'universo ci ha avuto un'origine, c'è chi dice 13,4 miliardi di anni fa, chi arriva fino a 20 miliardi di anni fa. Mettiamo d'accordo tutti, siamo d'accordo che 30 miliardi di anni fa non c'era niente, questa è scienza, non è fede. Ma la Santissima Trinità c'era 30 miliardi di anni fa? Certo. Allora, il primo pensiero della Santissima Trinità, dicevano nella messa presente, sapete qual è stato? Il Verbo incarnato. E tutta la creazione è stata fatta dalla Santissima Trinità avendo questo perfetto modello in cui poi tutti i gradi e le forme di essere, per approfondire si senta l'omelia della messa precedente, se non devo rifarlo uguale, hanno una somiglianza col Verbo incarnato. Attenzione però, il Verbo sarebbe diventato carne, come abbiamo visto questi giorni, come? Scendendo direttamente dal cielo da solo? Facendosela da solo la sua umanità? No, ma attraverso una creatura, la più bella, la più perfetta, incaricata di dare al Verbo la natura umana. E chi è questa? È la Madonna. Il secondo pensiero della Santissima Trinità. E qual è la grandezza della Madonna? E qui già andiamo verso la conclusione dell'omelia, così capiamo la grandezza sua e anche quanto dobbiamo esserle grati. La grandezza della Madonna è stata questa, che come è stata pensata anche lei in Cristo per essere santa e immacolata nell'amore, qual è la differenza tra lei e noi? È che lei ci è rimasta come è stata pensata, ha realizzato perfettamente quello che era il pensiero di Dio su di lui, su di lei. Noi no,
Quindi è l'unica creatura che ha fatto vedere a Dio, attenzione, non ci pensiamo, quanto è bella l'opera da lui compiuta. Allora, qui siamo in una bellissima cattedrale, tanto per farvi capire con un po' di esempi concreti, no? Guardatevi un po' in giro. Questa cattedrale è bella o non è bella? È bella. Io ho cercato di fare qualcosa da quando siamo venuti qui, ma rimetterla bene a posto, proprio farla ridiventare bellissima, è un compito che supera le forze umane. A meno che qualcuno di voi non sia miliardario e nel segreto viene in ufficio parrocchiale, mi firma un assegno da 1 milione di euro, dopodiché ci penso io a smuovere le sovrintendenze, perché se vi girate sopra la porta c'è un affresco che sarebbe il giudizio universale, ma questo giudizio universale ve lo dico io che è giudizio universale, ma pochi di quelli che vedono, a meno che non siano esperti di storia dell'arte, lo capiscono, perché sapete quasi, se vedete da una parte è una figura bruttissima sulla destra che è il diavolo che si mangia le anime, grazie a Dio si vede poco, ma non si vede. Lì c'è un affresco bellissimo nella cappella di San Bartolomeo sul muro, che è la Mater Grazie. Si intravede quanto potesse essere bello questa Madonna dolcissima col seno scoperto che allatta il bambino, ma non si vede bene, sta messo male. Qui dietro c'è una bellissima, c'è Gesù Redentore, adesso l'abbiamo fatto restaurare, ma i tecnici della curia non ce l'hanno fatto mettere a posto, perché là l'altare è tutto tarmato e tarlato. Se lo rimettiamo lì, tra 2 anni tocca restaurare un'altra volta, quindi prima tocca togliere tutte le tarme, restaurare tutto l'altare e poi riportarci, eccetera. Perché vi dico queste cose? Perché questa cattedrale è immagine delle nostre anime. Qual è la differenza tra noi e la Madonna? La Madonna è questa cattedrale perfettissima, bellissima, tutta lucidata, con tutti i colori messi a posto, con tutti i dipinti. Immaginate se fosse, se riuscissimo a farla così, entrare qua dentro, ma purtroppo noi no. Guardate che questo dobbiamo fessarci, Perché noi, noi abbiamo il peccato originale che ci mette già un pochino nei guai, però de botte, sapete che qui sono state fatte anche degli sfregi, perché 2 formelle delle vie crucis se le sono fregate, la Madre Grazia se le sono fregate, le corone, insomma, un sacco di cose. Quindi il peccato nostro, sapete cosa fa? Deturpa, noi siamo dei deturpatori purtroppo, non voglio mandare questo orto alla domenica, siamo dei deturpatori di opere d'arte, capite? Perché la nostra bellezza, così come è stata pensata e uscita da Dio, è inimmaginabile. Noi avremmo dovuto essere tutti belli come la Madonna. E invece purtroppo non ci siamo. Capite perché Maria è anche così importante presso il Signore? Perché la chiamano l'Onnipotente di grazia? Perché qualunque cosa la Madonna chiede a Dio, lui gliela concede? Perché gli ha dato la gioia, dice, senti, ma io ho fatto un capolavoro, ci ho messo un po' di energie a creare l'essere umano, la perfezione della materia fusa con lo spirito noi siamo, non esiste nessuno fatto così. E mi devo vedere una montagna dei mostri, perché io quando mi allontano dal Signore, quando pecco, quando pecchiamo siamo brutti, Avete mai visto qualcuno quando sta arrabbiato nero è bello? È bello uno che è arrabbiato nero? È gradevole da vedersi, d'accordo? È bello uno che bestemmia, non so, che dice un sacco di parolacce, che c'è una bocca come una cloaca, non è bello. Questi sono soltanto alcuni esempi. A Dio le cose brutte non gli piacciono, Dio le cose brutte non le fa, capite? In paradiso speriamo di andarci, perché poi ci sarà tutta quanta un'operazione di restauro, capite? Noi, Gesù ha compiuto la redenzione perché? Perché se noi viviamo in grazia di Dio e vicini a Lui, che cosa succede? Succede che comincia il lavoro di restauro. Questa cattedrale non è diventata bella come era, però io quando sono arrivato ho cercato di renderla un po' meno peggio, tanto quanto consentivano le forze che avevamo a disposizione. Quindi che succede? Quando ci riavviciniamo al Signore, cominciamo piano piano a diventare un po' meno peggio, gradualmente sempre meno peggio. E più cresce la nostra vita di grazia, e sempre meno peggio diventiamo. È chiaro che una persona che vive lontana da Gesù, che succede? Che rimane sempre brutta. Anzi, se tu una cosa che sta messa male la trascuri, che fine fa? Va in rovina. Chi è di Sermoneta conoscerà che qui la vera chiesa in onore della Madonna delle Vittorie non è questa, ma si trova alla biforcazione tra la lunga e la corta, quella che fece il duca
che condusse le schiere della battaglia di Lepanto, ma se andate a vedere adesso, io sono nato, è sconsacrata e è completamente adesso è una rovina, d'accordo, abitata dalle piante, dagli alberi e dagli arbusti. Chi è quella? Quella è l'immagine dei grandi peccatori che vivono lontano da Gesù. Perché se tu vivi come un grande peccatore lontano da Gesù, così vai a finire. Perché se qualcuno non si mette le mani e ti rimette un pochino a posto e ti lasci e tu ti lasci andare in malora, vai a finire in malora. Capite? Anche quelli che Dio non voglia, mo oggi, il giorno dell'antevigilia dell'Epifania, non ci roviniamo la giornata con le cose brutte. Quelli che vanno a finire all'inferno, sapete chi sono? Sono quelli che si sono completamente lasciati andare. E attenzione, non è che non c'era la possibilità, perché adesso c'è la possibilità, perché Gesù è venuto sulla terra, ci ha mobilitato con la sua persona, ha compiuto la redenzione. Possiamo mettere le cose un po' a posto. I grandi santi, non dico che hanno rifatto la cattedrale come era, ma insomma ci sono quasi arrivati, cioè hanno fatto vedere un bello spettacolo, anche a noi, no? Chi conosce la vita di qualche santo, ovviamente quelli più popolari, erano delle vere belle. Un santo, per esempio, una persona, quando è santo veramente, è una persona gradevole, una persona buona. Se tu incontri un santo ci stai bene vicino, perché? Perché ti tratta bene, non ti insulta, sorride, è affabile, è gentile, è questo un santo. Se non è così, stai tranquilli che santo ancora non c'è diventato, c'è ancora da camminare. Quindi i santi, prendendo a piene mani dalla grazia offerta da Gesù, non hanno proprio rifatta come era la cattedrale, però insomma sono arrivati abbastanza vicini, capite? Quindi capite, e chiudo, a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, che significa di riassomigliare un pochino a come da Dio siamo stati pensati. Però bisogna accogliere lui, perché se tu a lui estrometti, a tu rimani così, andando verso il peggio, senza nessuno che ti rimette a posto, perché purtroppo la capacità di rifarci nuovi da noi, questa purtroppo non ce l'abbiamo. La dobbiamo accogliere da colui che ha fatto le nostre anime ed è in grado di salvarle e di restaurarle perfettamente, ancora più perfettamente quando ricordiamo l'intercessione di colei che questa perfezione divina l'ha lasciata integra e intatta. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.